niente abbandonato come abbandonata la vita in montagna. Una volta ogni famiglia aveva il suo piccolo pezzettino e doveva ricavare il raccolto per un anno da quel piccolo pezzettino, per cui non veniva sciupata nemmeno una castagna. I ricci si bruciavano, le foglie si usavano per far letto alle bestie e il legno per essere bruciato, per essere usato per le recinzioni. Gente che fa buio avanti sera, gente da bastone, da galera. Risuona la parola, detona, rimbomba in me, cassa armonica. Far fronte in marcia tra timori sgomenti e baldanza festante. Certo le circostanze non sono favorevoli, e quando mai bisognerebbe niente, bisogna quello che è, bisogna il presente, un contagio dell'anima come pestilenza decreta l'evidente, il tempo che corre, il tempo moderno scivola al piano, s'ammassa, s'appiatta, livella l'odierno. Sei te? Questa mattina mi hai buttato giù dalla testa e ho tentato di... Non è vero! Ti porto giù dalla testa. Vai, vai, vieni con te un momento, la bagno. Mio papà era dipendente comunale, però ci ha sempre avuto le mucche. Lui veramente la passione è sempre stata per le pecore. Quando io avevo verso i 10-11 anni, lui era incominciato da un agnellino che aveva preso per Pasqua e ha
rincominciato a fare il branco grosso. E quando noi abbiamo finito la scuola abbiamo aiutato mio papà proprio dietro alle pecore. Mio papà ha aumentato il branco e da noi d'estate l'erba poi essendo sempre lì la finivamo, ha voluto portarle nella regione Emilia-Romagna per trovare l'erba. Venendo di qua abbiamo avuto la possibilità, io ho avuto la possibilità di conoscere altri pastori. Mio fratello ricordava come un gran pastore Michele, proprio era una persona che Ulisse ha sempre ammirato molto, perché era il vero pastore, quello che intendevo io. Mi attirava molto il fatto che lui avesse questa passione per le pecore. La sua passione ci ha molto uniti. Il primo anno che è venuta qua la Michela con me, una notte ci siamo messi qua a accordarli, così noi li preparavamo, poi li mettevamo in una cassetta che la mattina li attaccavamo. Siamo stati fino alle 6 del mattino, ma proprio ci è passata la notte, sì. E lui è stato tutta la notte a preparare i campani con la gioia, si pregustava il momento di partire. Ecco, una cosa che io ho condivisa, che è stato per me, è stato un momento bellissimo. Quando si mettono i campani grossi è festa, perché vuol dire che si mandano sulle pecore ai monti, è estate e si va via. Questo monte in realtà segna il confine fra diversi mondi storici. Innanzitutto qua, da questa parte, c'è il mare. A 20 km in linea d'aria c'è il Golfo della Spezia. E di qua si apre la pianura padana e poi tutto l'est. Questo è un confine del gusto, quindi, perché da questa parte, fino all'epoca della globalizzazione, fino a che ognuno mangiava quello che produceva, il condimento del cibo era lo strutto di maiale o il burro tratto dal latte delle bestie. Dall'altra parte il condimento, da che mondo è mondo, è sempre stato l'olio di oliva. Là c'è Camporagana, là c'è Succiso, Varville e Succiso Nuovo, e quello lassù in cima, quelli sono i campi di Valbona. Questi sono i paesi che circondano l'Alpe. Se tu sei in cima al Casarolo e guardi l'intorno, ti rendi conto che il Cerreto sta in una valle addolcita. È come se un braccio del fiume raccogliesse il paese, lo proteggesse dai venti. Che ti guardi intorno, tutto qua dove vedi è sempre stato tutto prato, finché io ero ragazzo. Camporagana è tutto pulito, è tutto un prato intorno. Ora c'è più nessuno, ci vanno cinghiali, tutto un abbandonino. Ci stavano dentro anche di bestie, c'erano pastori a rotacolo, mucche, asini, c'era da ogni cosa. Ora con 80-90 pecore non ci campi. E quello ti porta a quel lavoro qui, è quello che ti porta il gran progresso che siamo portati in casa. Il cane non può le abbaiare, la pecora non può le sporcare, la mucca non se ne parla, il cavallo non può nitrire, niente.
l'Alpe è una cosa che senti un pochino anche, io la sento un po' mia, io ad esempio quando ritorno in Toscana che vedo la parte nostra, cioè noi diciamo nostra, dell'Appennino, ti senti a casa, la riconosci, dici guarda che, io dico sempre guarda che belli i nostri groppi. Io sono ai piedi dell'Appennino, un paesino proprio ai piedi, Camporaghina, che è proprio un paese di pastori. Campi diversi, più piccoli, strade strette, invece qua è una zona molto aperta. Per me è stato scoprire una cosa tutta diversa. Guardo le montagne e sento proprio un'unione, quella montagna lì che unisce il mio paese dove sono nata al paese dove sono venuta a vivere, che sto benissimo, che mi piace molto, e quella montagna lì ci unisce e ci divide. Qui c'era il passo, dell'ospedale si chiamava perché c'era l'ospedale. Dall'Emilia, allora era Modena, c'erano tutti i Granducati, c'era... passavano in Toscana, passavano di qua e si fermavano la gente con i cavalli, con i barocci. C'era questo convento che poi dicono che i frati sono tutti ghiacciati in un inverno duro e sono morti tutti e su una pietra ci hanno scritto. Neanche il fuoco riscaldava, perché la legna qui ce l'avevamo, sono in mezzo al bosco. Sarebbe come dire Gesù Cristo è morto dal freddo, era padrone di tutti i boschi. La legna ce l'avevamo, però dicono così, che su una pietra c'è scritto neanche il fuoco riscaldava. Su questo monte, che è il nostro monte, vedo lo scorrere della vita umana, vedo i viandanti, i cavalieri, i lebbrosi, i malati, le mamme, le violenze, gli atti di misericordia. Poi vedo i mercenari, poi vedo i briganti, poi vedo le famiglie, i bimbi, gli amori, i cavalli, i cavalieri, i viandanti. Vedo mio nonno, mio padre. E io vedo la meraviglia. Questo è un buon rifugio in campo aspro scosceso, eroso ed addolcito d'acqua e vento, bastione naturale in prospettiva ariosa, terra di passo, di sella, di slitta, ma sa di cella fretta, sa che tu Birba, vieni qua. Tu! Qua! Adesso i bastardi ritornano qua, non voglio far solito al passo. Qua, vieni! Io, porta
Dove? Qua! Lassù. Non pagliona! Vado avanti! Ehi! Vado avanti! Quanto è su! Ehi! Vado avanti! Ehi! Vado avanti! Qua andiamo! Loro stanno su tutto il giorno, dietro, sopra l'Alpe, poi c'è l'imprevisto quando, ad esempio, a me mi spaventa molto quando mio fratello dice no, c'è una giornata bellissima sopra all'Appennino, una giornata splendida, tutto a un tratto si abbassa la nebbia, così ti ritrovi che diventa molto pericoloso, non sai più nemmeno dove sei, però io quelle cose lì non ho mai condivise, sono una torella molto moderna, è molto cambiato, però loro continuano a fare, che anche Michele ha sempre fatto, è una cosa che fa, è la completezza di questo mestiere, e loro lo fanno giorno e notte, e a me quella cosa lì mi manca e boh. Oh. Oh. Questo è un parfum brutto che quel mercato adesso va. A me mi ha insegnato un mio zio, vecchio pastore che è morto, che è quello che poi ci ha lasciato, e un altro vecchio pastore che mi veniva dietro. L'agnello assolutamente non deve soffrire perché sennò la carne rimane dura. Secondo me non sapeva neanche cosa facevo. Quando ho mollato sono scappato in casa e ero andato un po' a frignottare per non andare a impiantare in camera. L'agnello non c'aveva niente, era come l'avevo lasciato. Niente. Quando sono tornato a vivere in montagna ho dovuto subire il sarcasmo della mia famiglia. Mio zio mi ha dato 3 anni, mi ha detto ti do 3 anni. E tra 3 anni sarei tornato a Reggio Emilia. Tornare a vivere in montagna come spinta ideologica, io non ho mai visto nessuno che sia riuscito a farlo, non conosco nessuno. Se torna a vivere in montagna, se tornando a vivere in montagna tu ti riesci a formare una famiglia montanara, quindi se trovi una moglie o un marito e fai dei figli, e quindi la volontà finisce subito, insomma, se tu puoi vita concreta. E, oppure se tu torni a vivere in montagna e torni ad avere un rapporto con gli animali, sono gli animali che fanno la differenza, sono il fare famiglia e l'allevare animali. La questione era nata, cosa facciamo della casa di Valbuona? E non sapevamo cosa fare della casa di Valbuona.
E poi i tempi sono maturati da soli. E io un giorno vado e gli dico: papà, casa di Valbona, vado a Valbona e ci faccio un agriturismo. Lui mi ha guardato, battergli un ciglio, mi ha detto: sei sicuro? Sei sicuro, solo sei sicuro. Solo sei sicuro, solo queste cose. Ho detto sì, voglio andare, voglio provare queste cose. Mio padre non mi ha mai frenato su una cosa. Ed è stata una cosa per me, mi ha aiutato molto, l'ho capito poi dopo. Però per me ci è voluto un sacco di tempo. L'ho sempre contestato, i primi anni, la gioventù. L'ho addirittura qualche volta combattuto, mi arrabbiavo perché non mi capivo, secondo me, perché mentre invece quando ho cominciato a capirlo veramente posso dire che ha sempre guardato molto più avanti della mia portata. Io sono accettato nella misura in cui sono Agostino, nella misura in cui sono quell'Agostino. Nel momento in cui sono quello che porta delle novità, quello che fa delle altre cose, devo discuterle con loro. I montanari sono sempre stati costretti a viaggiare. Mio nonno è stato in America 3 volte e per 3 volte è andato e per 3 volte è tornato portando i soldi che gli permettevano alla famiglia di continuare a vivere. Aveva anche proposto in realtà a mia nonna di abbandonare l'Italia e di trasferirsi in British Columbia, perché aveva scoperto che la British Columbia era un posto, una specie di paradiso terrestre, ma mia nonna Maddalena, della famiglia dei Comparoni, ha pensato bene che questa era casa sua e che lei non si sarebbe mossa da qui. Comunque io abito nella casa di mia nonna Maddalena e se si fossero trasferiti in British Columbia non credo, sicuramente non sarei qua, ma non so nemmeno se sarei là. Sono emigrato in terra che non è mia, per aiutare il babbo, la mamma mia, per dire che i confini svisseri o valcati, per dire oh mio bell'Italia per te la sia. Bastione naturale in prospettiva riosa. E ho comprato la prima cavallina dei Rossi con il malloppo derivante dallo scioglimento dei CICP. Allora era ancora vestito da commerciante in maniera tradizionale, portava il grembiule blu, aveva sempre questa fazzoletta al collo. Io avevo una cresta, ero vestito un po' non adatto a un mercato tradizionale. E una sera tardi, dall'argine sopra la fiera degli animali, c'è un argine lì a Santo Stefano Magra, ho visto in lontananza una cavallina nera che era un po' agitata e ho attraversato tutta la fiera, ci ho messo un po' perché ero dall'altra parte per arrivare a questa cavallina e quando sono arrivato là la cavallina non c'era più. Vedi che danno una cavalla da somma. Poi io che sono da poco, la gente ci sono ma in gambiazzone. Cercavo una cavallina antica, quindi cercavo una maremmana, mi piacevano molto anche i morgesi, i cavalli della Puglia, però non riuscivo mai a trovare quello che volevo. Alla fine è anche un problema di colpo d'occhio quando devi comprare un animale, insomma, non è che io poi non cerco i documenti. Che documenti avevo? Ho fatto il soldato, ho fatto il militare, non ho mica. In fondo a una figa. Thank you.
Giampiero! Sligua la vita della città con colpa al basca qua della. Sta attento al saltaposto. Sta da una parte. Permesso. Ehi, cappello! Quanto vuoi? Malattia. Posso anche appigliarla a me, eh? Quanto è? Stava smadonnando perché non era riuscita a vendere la cavallina e se la prendeva con il mondo, con Dio e con la gente che non sapeva più scegliere una bella bestia. Una cavalla, sì, l'hai vista? Seria. Pare fatto, su, mettili, ma via, su, dai. L'ho fatto. Sangue al braccio, tengo più che il braccio. Questa è proprio la progenie di della cavallina bianca dei rossi. La sua bisnonna viene da Vaestano ed è la cavallina che io comprai 20 anni fa e lei è la figlia di una nipote ed è l'ultima nata. E ha mantenuto esattamente le caratteristiche di sua madre, di sua nonna, di sua bisnonna. Io tengo una cavalla bianca, la tengo in scuderia, la tengo per la madre mia, per farla passeggiare, per farla passeggiare. Per farla divertire, io tengo una cavalla bianca, la tengo per il mio amore. Voglio fare piena di puntura perché una pecora è un po' zoppa. Giorno, però c'è Ilo, la Vilma e Francesco. Ma è la compagnia. E chi vede? C'è la compagnia. C'è. Cosa avete a fare? Da lavorare, mamma, stai tranquilla. Dove siete? Chiediamola lì. In Toscana. In Toscana. Ciao bella, stai c'è bene. Ci sentiamo. Ci chiamo domani sera. Che mi preoccupi. Grazie. Thank you.
È un foglio di via, un'ordinanza esecutiva, ordine di allontanare dal territorio di questo comune il proprio gregge entro 24 ore dalla notifica del presente provvedimento. Loro fanno l'angolo lì, fanno presto, via via bisogna andare, ma dove, che? Non lo so, bisogna andare, bisogna guardare che dove devi andare prima, non lo so mica. Sono partito, ho cercato di tirare fuori dal campo, c'è una gamba di neve. Poi gli agnelli piccoli rimangono indietro, un po' li ho caricati, un po' li ho scaricati. No, caricate anche delle pecore, quelle per sono diventano deboli, si buttano in terra. Ho cominciato a buttarsi in terra. A me mi basta che mi lasciava 5-6 giorni, fino a mercoledì che mi arriva il camion, ero a posto. I nomadi vivono nella legge naturale, i sedentari vivono nella legge degli uomini. Quando la legge degli uomini tiene conto della legge naturale è possibile la vita. Quando, come sta succedendo sempre di più oggi, le leggi degli uomini vanno contro le leggi naturali, beh, aumentano a dismisura i problemi e i problemi poi chiedono una soluzione. Questo mio fallimento potrebbe concretizzarsi così. Il problema di essere solo, perché essere da solo alla fine manca semplicemente una cosa, il confronto con qualcun altro. Io avrei potuto cercarli anche di più e cercare il loro aiuto. Essere troppo soli in queste questioni e in tante altre è un limite, è un limite. Io ho lavorato in fabbrica prima di venire qua e non mi piace stare rinchiusa, non mi piace fare 8 ore la stessa cosa. Invece qua io mi sento molto libera. Ogni giorno c'è le sue cose imprevisti oppure è tutto di un'altra cosa. E poi io mi sento libera, proprio una libertà. La più grande guerra al mondo che non è ancora finita è quella guerra che noi facciamo risalire a Caino e ad Abele, insomma agli albori dell'umanità. E i primi due uomini, uno fa l'agricoltore e l'altro fa il pastore. Guarda caso l'agricoltore uccide il pastore, ma perché è così nei fatti, succede subito e succederà sempre. Per quanto vincano sempre i sedentari, comunque i sedentari uccidono Abele ma non uccidono la pastorizia. E in tutti i luoghi da cui la civiltà si ritrae in qualche modo o nei buchi che rimangono all'interno dei mondi civili si ricrea la pastorizia.
Lasciali, lasciali. È una cosa meravigliosa. Sei riuscito a fare quello che mi piace di più. È una combinazione incredibile. Impari la vita com'è. La vita. Senza tante complicazioni. Nato tra i morti sui monti.